Arriviamo adesso a quella che ritengo la parte più importante di un DVD basato sulla conoscenza del car fishing, le tecniche di base, ed è lo studio del fondale. Lo studio del settore di pesca è fondamentale perché da questo deriva gran parte del risultato della nostra sessione di pesca. Ed esiste a tal proposito una piccola regoletta che mi sono inventato in questi anni, che è dove, come, cosa. Dove significa dove andiamo a posare l'esca, quindi studio del fondale, ricerca dei settori vincenti, analisi di quello che ci si prospetta davanti, appunto guardando con gli strumenti che abbiamo a disposizione l'acqua e appunto il fondale. Dopodiché dobbiamo parlare di presentazione dell'esca, quindi come la proponiamo al pesce, come deve essere innescato il rig, come deve emergere la bolis rispetto alle altre bolis di pasturazione, di cui è identica copia. Cosa? La qualità dell'esca e il tipo di esca. Ho messo volutamente al terzo posto il tipo di esca perché se l'esca è presentata correttamente nel posto giusto, spesso e volentieri poco importa che cosa stiamo innescando per ottenere il risultato. Per conoscere il fondale esistono alcuni sistemi. Il più semplice di tutti, che è quello che andremo a vedere, è anche il più economico, anche se quello che forse richiede un pochino più di tempo, e si chiama plumbing. Esiste poi chiaramente un metodo più veloce, più dettagliato, che prevede l'utilizzo dell'ecoscandaglio, ma è un qualche cosa che tratteremo in qualche altro volume di questo ABC del car fishing. Quindi cominciamo con il plumbing. Per il plumbing è sufficiente un grosso galleggiante, un piombo da un centinaio di grammi che sia in grado chiaramente di trascinare il galleggiante sul fondo, un anello affinché il filo possa scorrere liberamente, un po' di olio di gomito e la voglia di fare un po' di lanci, recuperare e misurare le nostre profondità. Cominciamo quindi lanciando a pochi metri di distanza, lasciamo andare sul fondo, mettiamo in trazione affinché il galleggiante si riagganci al piombo, dopodiché apriamo il bait runner e cominciamo a contare le bracciate che servono a far riemergere il galleggiante. 3, 4, ecco, con 4 bracciate a quella distanza abbiamo fatto riemergere il galleggiante. A questo punto recuperiamo, riagganciamo il piombo, praticamente il galleggiante al piombo, e ricominciamo la nostra operazione. Recuperando lentamente possiamo anche sentire la conformazione del fondale. 1, 2, 3, 4. Questa serie di lanci ripetuti nel tempo in modo da coprire lo spazio d'acqua davanti a noi ci permette di avere un'idea chiara della variazione di fondale che ci si propone davanti. Possiamo prendere nota delle varie profondità che abbiamo misurato per cercare di creare una piccola mappa e su questa mappa ragionare su dove lanciare i terminali. È chiaro che se abbiamo davanti un fondale omogeneo e rettilineo non c'è molta scelta, dovremmo effettuare una pasturazione abbastanza massiccia, concentrata, per cercare di fermare i branchi di carpe che sono in movimento nella zona. Qualora invece individuassimo delle variazioni di fondali improvvise, delle risalite oppure delle buche improvvisamente profonde, allora dobbiamo segnalarle e sapere che in quelle zone dobbiamo lanciare. Così come tutte le volte che abbiamo la certezza di incontrare degli ostacoli, siano esse delle grosse pietre oppure delle legnaie, bene, queste sono zone ovviamente che dobbiamo trattare con particolare riguardo, perché sono le zone sicuramente più produttive, anche se per chi sta cominciando forse le più impegnative da trattare. Parliamo adesso di terminali, dei tre terminali base per la tecnica del car fishing. Comincerei a descrivere il primo, che è quello anche un pochino più sicuro nei confronti del pesce, ed è chiamato safety rig. Safety rig perché si tratta di un accessorio di plastica molto semplice, dotato di una linguetta all'interno della quale viene collocato l'anellino del piombo. Questa linguetta è bloccata da un piccolo tubetto di silicone o di gomma. Nel caso in cui il piombo dovesse andarsi a incagliare sul fondale durante una fase di combattimento,
una leggerissima pressione appunto sul piombo fa sì che la linguetta si vada a liberare, a sua volta liberando il piombo. Un piccolo particolare interessante è questo piccolissimo tubetto in PVC o silicone a protezione della girella di connessione tra il terminale e il finale. Questa serve praticamente a proteggere il nodo, coprire la girella, irrigidire questa parte che durante il lancio potrebbe causare dei grovigli. Con questo semplicissimo accessorio lungo non più di 2 cm riusciamo a ridurre la possibilità che il nostro finale si vada ad incagliare, ad aggrovigliare, rendendo e diventando assolutamente inutile. Dal safety rig passiamo a un altro terminale molto moderno e intelligente, il cosiddetto inline. In questo caso abbiamo il piombo in linea. Sulla base di lead core abbiamo inserito un piombo, appunto cosiddetto inline, che si va a incastrare sulla girella di giunzione. Anche in questo caso potete vedere lo spezzoncino di silicone o PVC che va a proteggere e a irrigidire il nostro finale, diminuendo i grovigli. Quindi questo è l'inline. Il terzo è forse quello più tradizionale, quello che ha più storia, il cosiddetto finale a elicottero. Nell'elicottero il piombo è posizionato in fondo, non vi è possibilità che il piombo si sganci in caso di rottura. L'elicottero è composto appunto dal piombo, da una guaina a silicone che protegge tutte le possibili asperità che possono provocare, causare dei grovigli, una girella, 2 piccoli bizze, 2 piccole palline, all'interno della quale la girella è libera di girare. Dopodiché arriviamo al finale, il finale che normalmente non è più lungo, di una distanza compresa tra i 15 e i 25 cm. Anche in questo caso, come nei 3 casi precedenti, utilizziamo il core per avere un'ulteriore superficie leggermente rigida che diminuisca ulteriormente la possibilità di groviglio durante il lancio. Per lavorare sul lead core bisogna inizialmente rimuovere circa 10 cm di piombo interno e quindi, con apposito ago, bisognerà entrare all'interno della treccia per poi formare un cappio che non prevede alcun nodo. Un goccio di colla aumenterà la tenuta del piccolo cappio, che sarà ripetuto anche nell'estremità opposta. Di forme e disegni di ami adatti a crab fishing. Cominciamo subito a dire che l'amo da crab fishing è un amo d'occhiello. Si possono usare quelli a paletta, ma sono assai più scomodi da utilizzare. Gli ami d'occhiello io ne ho selezionati 3 tipi differenti perché sono i 3 tipi che utilizzo regolarmente. Il primo modello è un amo dal gambo abbastanza lungo, dritto, molto adatto all'innesco delle granaglie o delle presentazioni di bolis di tipo pop-up. Il secondo tipo è un amo con una discreta apertura, la distanza tra la punta e il gambo dell'amo, e il filo abbastanza grossolano, l'occhiello leggermente piegato in avanti. Questo tipo di amo è un amo generico, utilizzabile in tutte le condizioni di pesca e in funzione del diametro del filo dell'amo, ovvero quanto è spesso l'amo, possiamo avere ami col filo spesso adatti a delle pesche in condizioni in cui bisogna forzare molto il pesce, quindi in presenza di ostacoli oppure a grandissima distanza. Col filo normale, per le condizioni di pesca assolutamente universali. Un terzo disegno è un disegno molto più avanzato, sono ami piegati, detti bent hook, sono ami adatti a high rig di tipo molto moderno, il Withy Pool Rig ad esempio, tutte le presentazioni di tipo pop-up. Materiali per la costruzione dei finali. Nel crab fishing si è assistito all'abolizione o quasi del nylon. In realtà poi il nylon è stato ripreso in una versione un pochino più moderna. Proprio dal nylon voglio cominciare. In questo caso abbiamo detto una versione più moderna, molto rigida, spesso monofluorocarbon, quindi a bassissima visibilità, molto rigida per la costruzione di finali, di rig di tipo abbastanza avanzato, come lo stiff rig, che vedremo in fasi successive però. Tornando ai materiali più tradizionali, abbiamo una serie di intrecciati in Dyneema che possono avere una morbidezza più o meno variabile a seconda delle condizioni di pesca, oppure possono essere
con Dyneema all'interno, quindi molto morbido, con una anima esterna, un rivestimento esterno in plastica che può essere rimosso con le unghie per creare dei rig che siano rigidi nella parte iniziale, molto morbidi là dove va il nodo e a contatto con l'amo, in modo che il pesce non possa sentire nulla che non sia assolutamente morbido, e nel lancio invece si vada a beneficiare degli effetti di un finale molto rigido come possono essere questi terminali misti. Vi poi dei materiali particolari, dei nylon tradizionali dotati di scarsissima elasticità come può essere l'amnesia o lo slink, che servono per costruire terminali di tipo tradizionale molto corti, molto efficaci, soprattutto se stiamo utilizzando una pesca a pochissimi centimetri dal piombo, nella fattispecie nel method system, quindi con la palla di pastura agganciata al piombo e l'esca molto molto a ridosso della pastura stessa. Dopo un bel lancio con il Cobra abbiamo visto quali sono i sistemi per pasturare in quantità, quindi con la fionda, con il Cobra e con il cucchiaione. A questo punto passiamo a vedere quali sono i sistemi per pasturare con la massima accuratezza vicino al piombo, sfruttando le proprietà del PVA. Se vogliamo possiamo inserire addirittura il piombo. Questi piccoli imbuti sono dotati di una feritoia attraverso il cui fa scorrere il lead core, dopodiché blocchiamo il PVA e abbiamo una bella partenza. Vai, vai. Una bella partenza in diretta mentre parliamo del PVA, è quello che noi vogliamo. Durante il combattimento dobbiamo cercare di mantenere la calma, se è possibile, anche se dopo tanti anni l'emozione è sempre fortissima. Mantenere la calma significa mantenere una posizione che ci permette di controllare il pesce con tranquillità, senza staccare il braccio, appoggiando il calcio della canna all'inguine, mantenendo la canna alta, affinché tutta la canna possa lavorare ed aiutarci nell'ammortizzare le fughe del pesce. Inizialmente contriamo il pesce con la frizione, qualora ce ne fosse bisogno, e con movimenti lenti, non c'è mai fretta. Non l'abbiamo noi, non dobbiamo mettere al pesce forzandolo in modo spropositato e magari provocando la rottura del finale o la slamatura. Tutto deve essere fatto con tranquillità. Il nostro compagno di pesca si posiziona con largo anticipo nella zona di guadinata e noi sfrutteremo la canna e la possibilità di muoverci anche all'indietro per poter avere la massima elasticità possibile. Questo sia si stia usando la treccia, sia nel caso in cui si utilizzi il nylon, che è già elastico di suo. Chiaramente nella fase iniziale ci aspettiamo una fuga molto violenta, soprattutto se si tratta di pesci di buona taglia, controllata la quale abbiamo una fase centrale in cui dobbiamo recuperare lentamente il pesce verso di noi. Anche qui la massima calma, senza fare movimenti inconsulti o movimenti improvvisi che possano essere recepiti dal pesce e provocarne una fuga addizionale. Di notte eviteremo rigorosamente di accendere la luce in queste fasi. Dopodiché il pesce comincerà a vedere, a sentire che gli manca dell'acqua sotto le pinne e quindi comincerà a preoccuparsi. Il godino del nostro compagno di pesca dovrà essere possibilmente appoggiato sul fondo, perché alla vista del godino il pesce comincerà a scatenare qualche fuga. Ecco, si tratta di una bella carpa regina che è arrivata su una doppia boilies, viene portata gradualmente a godino, lentamente. Soltanto quando è dentro il guadino
è possibile cantare vittoria come facciamo noi in questo momento. Un altro consiglio importantissimo da dare è quello di chiedere al compagno di non andare a cercare la cattura della carpa con il guadino. Noi dobbiamo assolutamente chiedere al nostro compagno di pesca di rimanere fermo, perché saremo noi a trascinare il pesce dentro il guadino, mai il guadino che va a cercare il pesce. Questo è un piccolo trucco che fa veramente molto comodo. Adesso con l'aiuto di Paul vediamo di offrirvi questa bellissima cattura, non prima di aver preso un bel materassino doppio. It's not bad. Another one by the dust. Ecco, il fatto che tutte le operazioni debbano essere svolte con calma è anche dimostrato dal fatto che il pesce è entrato a guadino e si è slamato. Non lo abbiamo perso, un po' per fortuna, sicuramente una grossissima percentuale, un po' perché è stata mantenuta sempre la massima attenzione sul pesce. Nel senso che in nessuna fase del combattimento ho allentato il filo facendo in modo che si creasse una piccola pancia. Ora vediamo questa piccola meraviglia di carpa. Poco importa la dimensione, che comunque è ragguardevole, per poi fotografarla e fare il classico rilascio. Allora, un'altra cosa interessante: prima di maneggiare la carpa ci togliamo l'orologio, evitiamo di fargli del male, ci rimbocchiamo le maniche e dopodiché la convinciamo a stare ferma, cosa non assolutamente facile. Prima di tutto, la zona che dobbiamo assolutamente evitare di toccare nel pesce, che è quella che va dalla pinna anteriore fino al foro anale. Qui dentro non dobbiamo mettere le mani. Perché? Perché il pesce normalmente nuota in acqua, non possiamo con la nostra mano andare a comprimere gli organi vitali, potremmo andarli a danneggiare e quindi uccidere nel tempo la nostra preda. La carpa va lentamente e gradualmente tenuta bagnata utilizzando dell'acqua, dopodiché per la fotografia la alziamo e la presentiamo. Ci accorgiamo quando sta per tornare ad agitarsi velocemente. Le carpe vanno rilasciate, non vanno tenute nei carp sack. Vanno tenute nei carp sack soltanto in casi straordinari, quando abbiamo una cattura particolare oppure una cattura di notte. Questa regola esclude comunque sempre a priori le carpe erbivore, gli amur, che non resistono all'interno dei carp sack, e quindi andremo a trovare una preda morta la mattina dopo, che è esattamente ciò che ci allontana dall'etica di questa tecnica di pesca. Dopodiché, come possiamo vedere col materassino, andiamo a portare il pesce in acqua, facendo attenzione finché non scivoli fuori. Per questo alcuni materassini sono dotati di ganci, e andiamo a rilasciarlo dopo averlo ossigenato. Mettiamo la carpa in verticale, la tratteniamo un pochino per la coda, a meno che non decida di andarsene per gli affari suoi. Adesso ci rimettiamo a pescare.
La fotografia è il nostro trofeo. Dopo il rilascio del pesce, quello che ci rimane nella mente e nella memoria è la fotografia della carpa che abbiamo catturato. Non sempre siamo in due a pescare, si può andare a pescare da soli e a questo punto ci troviamo di fronte al problema di farci le fotografie in autoscatto. Un piccolissimo trucco, un piccolo consiglio per cercare di fare queste cose nel migliore dei modi. Posizioniamo il materassino che ci dia una possibilità di prendere le misure per l'inquadratura laterale. Dopodiché piantiamo un picchetto che ci dà esattamente l'inquadratura in senso verticale, quindi più o meno regolato sulla mia altezza. Questa sarà la posizione che andrò a prendere. Dopodiché, una volta posizionato il materassino e il picchetto, andremo a regolare l'inquadratura con la macchina fotografica, che è ovviamente poggiata sul cavalletto oppure su qualche altro accessorio che la renda stabile. Prepariamo l'inquadratura come desideriamo farla e andiamo quindi a selezionare la macchina fotografica in modalità autoscatto, cercando di selezionare il tempo più lungo. In automatico le macchine sono posizionate per un ritardo sullo scatto di 10 secondi, quindi dal momento in cui premiamo passeranno 10 secondi per lo scatto. Nel nostro caso cerchiamo di posizionarla, se possibile, al tempo appunto più lungo, 20 secondi, in modo da avere tutto il tempo per far partire la macchina fotografica, mentalmente cominciare a contare questi 20 secondi, andare sul nostro materassino, togliere il picchetto, prendere la carpa, sollevarla, assumere la posizione più classica e cominciare a fare questi scatti. Con le macchine digitali è possibile fare 3 scatti, 4 scatti in sequenza. Con le macchine tradizionali ogni volta dovremo ripetere l'operazione, è un pochino noioso, è un pochino lungo e che ricordiamoci sempre di avere di fianco al nostro materassino un bricco d'acqua e dopo pochi minuti comunque interrompere l'operazione per permettere alla nostra preda di tornare in libertà. Apriamo adesso un piccolo capitolo che attira sempre l'attenzione di tantissimi appassionati, sul quale c'è sempre stato una specie di velo di mistero. Parliamo delle esche e dei bait dip, gli ammolli con cui preparare i nostri inneschi. Le esche, è ovviamente possibile acquistare e utilizzare bollis ready made pronte all'uso, sono di tantissimi aromi, la disponibilità è praticamente infinita, sta soltanto a noi scegliere quelle che più ci piacciono, forse meglio funzionano, sarebbe meglio dire, acquistarle e utilizzarle. Un aspetto che interessa invece tantissimi appassionati riguarda gli ammolli. Che cosa sono? Per poter rinforzare la nostra esca e renderla leggermente differente, più attrattiva rispetto a tutte le altre bollis di pastura presenti sul fondale, possiamo ricorrere a un piccolo trucco, ovvero caricare la bollis di innesco, le bollis di innesco con una serie di attrattori appositamente studiati e sviluppati. Ce ne sono anche lì di tanti tipi, basati fondamentalmente su una serie di sostanze che derivano dalla medicina, sono nella maggior parte dei casi liquidi destinati all'alimentazione umana per i degenti, quindi cibi predigeriti, oppure estratti naturali, oppure una serie di sostanze ad alto valore nutritivo in forma liquida o in forma polverosa. Le bollis vanno tenute in ammollo sin da qualche giorno prima della battuta di pesca. E allora è utile disporre di una serie di piccoli barattoli all'interno delle quali mettiamo le nostre bollis, che abbiamo deciso essere di innesco, selezionando le bollis affondanti e differenziandole da bollis galleggianti in modo da non avere confusione soprattutto quando peschiamo di notte. E all'interno di questi barattoli, attraverso degli spray, possiamo bagnare queste bollis in un modo molto semplice, molto diretto, fino a ricoprirle praticamente e tenerle completamente umide. Dopodiché disporremo di una serie di inneschi. Un errore assolutamente da evitare è quello di utilizzare direttamente gli aromi per bagnare le bollis, perché l'aroma è già carico, molto carico naturalmente, l'aggiunta di aroma naturale alla bollis rende la bollis assolutamente poco attrattiva. È un discorso abbastanza complesso, abbastanza lungo, l'unica cosa che dobbiamo tenere a mente, mai bagnare direttamente le bollis con l'aroma. Vi è un altro piccolissimo trucco, che è quello di utilizzare un additivo che sta ottenendo dei risultati straordinari, la betaina. La betaina è una sostanza polverosa presente, è un estratto naturale, o meglio presente, in piante, funghi,
nella carne del pesce, nei crostacei, nei molluschi, che ha dimostrato di avere una capacità attrattiva molto forte con le carpe. Allora cosa potrebbe essere? Un piccolo suggerimento per rinforzare ulteriormente le nostre bollis è quella di bagnare le bollis con l'ammollo, dopodiché utilizzare un paio di cucchiai di betaina da mettere direttamente all'interno del ammollo, mescolando il tutto molto chiaramente, molto precisamente. Per questa ragione i contenitori di betaina sono dotati di un piccolo cucchiaino misuratore. Una dose, un cucchiaino pieno, equivale a circa 5 millilitri. Quindi abbiamo un riferimento preciso. Diciamo che possiamo arrivare fino a un massimo di 2 cucchiaini per ogni singolo contenitore di bollis. Ovviamente esistono degli ammolli già direttamente pronti, disponibili in confezioni ermetiche, all'interno della quale terremo le nostre bollis e le andremo poi a prelevare con delle pinzette prima di poterle innescare. In questo modo disporremo di tutta una serie di possibili inneschi, una serie di varianti, e sta soltanto alla nostra fantasia, alla nostra voglia di provare qualche esca particolare, nuova, scegliere appunto i modelli e i tipi che più si disegnano per i nostri scopi. Parliamo adesso di un piccolo accessorio utilissimo per varie ragioni. Parlo dei backleds, o meglio i tendilenza. Ci sono alcune ragioni pratiche che ci suggeriscono l'utilizzo del tendilenza. Parliamo della ragione forse meno apprezzata, meno conosciuta. Noi carpisti non siamo i proprietari del lago, i padroni del lago o del fiume. Dobbiamo interagire con tanti altri pescatori che hanno diritto esattamente quanto noi a utilizzare e sfruttare le acque. Per questa ragione lenze messe in tensione che attraversino il lago possono essere facilmente intercettate ad esempio dagli amanti dello spinning, causando delle litigate che non sono mai assolutamente ragionate e motivate. Per cui dobbiamo evitare questo. Mi viene in mente adesso il discorso legato ai fiumi e ai canali, dove si assiste spesso a barche che attraversano appunto i fiumi e i canali e possono intercettare i nostri fili, con danni reciproci e ovviamente distruzione della nostra giornata di pesca e del nostro buon umore. Per cui questa è la prima ragione per utilizzarli il più possibile. La seconda ragione è di tipo pratico, riguarda essenzialmente noi carpisti. Ora in questo momento stiamo pescando con due rod pod vicini, abbiamo le lenze tese. Nel caso dovessimo agganciare una carpa avremo un problema molto grande, assieme a quello di recuperare la carpa nel miglior modo possibile. E quello che la preda, spostandosi lateralmente, vada ad intercettare i fili in tensione, creando un groviglio incredibile, mettendo a rischio la sua stessa incolumità, perché si potrebbe andare a spezzare il filo e il pesce allamato potrebbe trascinarsi dietro una serie di terminali, andandosi quindi a imprigionare. Per evitare questo, appunto, usiamo questi piccolissimi accessori, dal peso di 15, 20, 30 grammi, poi magari nella pesca in fiume se ne possono utilizzare anche di più grossi, che andremo a collocare immediatamente sotto il cimino della canna, in modo che le nostre lenze, immediatamente sotto il cimino della canna, possano affondare. Adesso vi farò vedere velocissimamente come fare, in modo da prendere confidenza con questo sistema. Ovviamente dovremo cercare di utilizzare dei backled i più leggeri possibile, quel tanto che ci permettono di affondare e basta la nostra lenza, perché un backled eccessivamente pesante diminuisce di molto la sensibilità del nostro sistema composto dall'avvisatore acustico e l'indicatore visivo. E adesso vediamo come si deve operare per posizionare un backled. Ora abbiamo già una canna in pesca, si tratta semplicemente di prendere la canna, raggiungere il filo, agganciare velocemente un backled, sfruttando l'anellino o il sistema di aggancio di cui dispone, per poi farlo velocemente scivolare esattamente sotto il rod pod. In questo modo vedremo che tutta la lenza affonderà perfettamente, avremo la canna con i fili quasi in verticali, le potremo riposizionare in pesca e avremo risolto il problema delle carpe che possono intercettare i nostri fili, così come il disturbo che possiamo arrecare ad altri pescatori. Mmm!
questa è la vita del carpista, che viene prima della cattura delle carpe. Come al solito, quando ci si prepara ad andare a mangiare, succede che arriva la carpa. Noi avevamo le bistecche belle pronte, calde, fumanti. Vabbè, non ci si può mica lamentare di tutto, no? Sta dicendo che potrebbe aver agganciato l'altra canna, nonostante il pendilenza, e potrebbe anche essere un bel pesce perché è molto lento e lo sta tirando da una buona distanza. In questo caso sta usando il nylon, un mulinello caricato a nylon. Osservando Paul recuperare la preda, è possibile notare che il campione britannico preferisce mantenere il mulinello con il sistema anti-reverse sbloccato. In questo modo la manovella è libera di ruotare in ambo i sensi. Si tratta di una tecnica che richiede una certa dimestichezza, ma che offre un perfetto controllo della preda in tutte le fasi. Anche in questo caso, la posizione dell'angler vede la canna quasi in verticale, ad ammortizzare ogni possibile fuga della carpa. Pulling. If there is pressure from the line, from the other line, well done. The line. Un'altra carpa di oltre 11 kg che si aggiunge alle precedenti, portando il numero di catture ad oltre 15 in circa 24 ore di pesca. Un risultato abbastanza comune in questo lago. Ma la foto è un rito irrinunciabile prima del classico rilascio. Questo ABC del Carfishing volume 1 volge al termine e quindi è arrivato il momento dei saluti e dei ringraziamenti. Nelle immagini che avete visto sono apparse due persone a me particolarmente care per tantissime ragioni. La prima è Paul Carey. È colpa di Paul Carey se a metà degli anni 80 chi vi sta parlando ha scoperto il Carfishing e ha preso spunto per cominciare, assieme ad altre persone che voglio salutare, Massimo Mantovani e Giorgio Balboni, a proporre questa disciplina in Italia. La seconda persona che è qua alla mia sinistra, che voglio salutare e ringraziare, è Luca Foroni, che è doppiamente responsabile. Prima di tutto perché oltre 10 anni fa con Luca Foroni iniziamo insieme un percorso lunghissimo dedicato alla promozione del carfishing. Fu lui ad organizzare le prime manifestazioni sui laghi di Mantova, indimenticabile. Fu lui a organizzare il primo enduro di carfishing e qualche giorno fa stavo lucidando la targa a ricordo di quelle giornate incredibili. Casa. Siamo al lago Le Caselle, a pochi chilometri di distanza dal negozio di Luca, che è un negozio conosciutissimo nel mondo del carfishing e non solo, La Mincio. E a Luca voglio porgere il ringraziamento più sentito, a nome mio, a nome di tutti coloro che praticano questa disciplina, per l'opportunità che ci hai dato per vivere questi giorni bellissimi in questo bacino dedicato esclusivamente ai carpisti, studiato nei dettagli affinché ognuno di noi, ognuno di voi possa trascorrere delle giornate veramente indimenticabili. Grazie e ci vediamo sicuramente alla prossima puntata della BC.
Thank you.